Ultimi secondi vibranti di Fiorentina-Roma, una partita nella quale è successo di tutto. Gol, autogol, rigori. Ma lo spettacolo era nella folla, soprattutto nella folla, giallorossa e viola, in delirio anche per le notizie da Torino. La Roma addirittura è arrivata a 5 punti di vantaggio sulla Juve, poi l'autogol del pareggio della Fiorentina. Con una Roma che aveva incominciato col piede lento, anche senza Di Bartolomei. Viveva come in attesa e come un pugile che punzecchia l'avversario e all'improvviso si ritrova in ginocchio. Ci voleva infatti il gol di Massaro sullo stupendo lancio di Antonioni per riportarla alla realtà. Mi sono meravigliato di me stesso perché il sinistro non è il mio piede preferito. Comunque l'ho colpita bene con l'effetto giusto e ho sorpreso Tancredi. Sorpresa anche la Roma, che non credeva alla forza, alla vitalità della Fiorentina che era scesa in campo, va ricordato, senza Passarella, Pecci e Daniel Bettoni. Bisognava rimediare, mettere un'altra marcia, volere di più. E la Roma infatti ha gelato l'euforia della Fiorentina con un gol che viene da lontano. Lancio capolavoro di Conti per Pruzzo, lo controllo io, lo controlli tu, e Pruzzo realizza alla sua maniera. Senti, ho visto Giancarlo Antonioni uscire con un viso nero e diceva qualche parola non in francese. No, si è arrabbiato forse per il gol subito, che fin dei conti c'è stato un lancio di 50 metri, forse ha trovato impreparato qualcheduno, ma niente di finisce tutto negli spogliatoi. Partita difficile. Il giudizio si dà sempre al termine, no? Grazie, ci vediamo dopo allora. Sì, dopo, magari alla Moviola. Per l'episodio chierico contratto sul quale Luigi Agnolin di Bassano del Grappa è stato sicuro e discusso. Rigore. Proasca manda in vantaggio la Roma e in delirio i 15.000 giallorossi arrivati a Firenze. E intanto da Torino cominciano le notizie di una Juve che prima si arrende, poi si sfascia. E la Roma che fa? Smette. È come se all'improvviso avesse paura di vincere, davvero. Aveva corso qualche rischio prima di andare in vantaggio, ma ora addirittura perde la testa, anzi, è Ancelotti che la mette fuori posto ed è pareggio. Ma si vede che abbiamo paura di essere vincitore, o perché noi siamo grandi fino a che la partita si gioca a pari o magari anche perdiamo, ma quando vinciamo sembra che lasciamo tutti dietro, abbiamo un momento di quasi umiltà e giocare come una piccola squadra, purtroppo ancora. Comunque turno più che positivo per la Roma, da 3 a 4 punti di vantaggio sulla Juventus. Senz'altro, senz'altro. E le sue percentuali famose a sto punto? Adesso bisogna che mi metto a pensare bene.